Beatrice, Dunia, Morena. E ci chiamiamo Elvira, siamo un'associazione culturale che ha l'obiettivo di creare, diciamo, progetti di tipo documentaristico legati a varie tematiche, tendenzialmente di tipo artistico. E il corto che abbiamo presentato all'Overs in realtà non è realizzato solo da noi tre, ma in stretta collaborazione con altre tre persone che ci terremo a nominare, che sono Letizia Salerno Pittalis, che ci ha aiutato con i testi, come anche Giovanni Mauriello, e Riccardo Calisti invece ci ha aiutato nel montaggio, quindi vi ringraziamo. Oltre che anche nell'ideazione del tutto. Sì, certo. Allora, ci chiamiamo Elvira perché cercavamo un nome che fosse femminile e possibilmente singolare, perché volevamo creare un contrasto tra il fatto che noi siamo tre e invece il nome è un nome singolare. Nello specifico abbiamo scelto Elvira perché la prima regista italiana, la prima documentarista italiana era Elvira Notari, una documentarista, regista dei primi anni del Novecento, e quindi come nome abbiamo scelto il suo nome, ci piaceva anche come suonava e quindi ci siamo affezionate, ecco perché Elvira. Vai. Allora, il nostro progetto di filmmaking collettivo nasce da una passione condivisa appunto per i video e documentari. Noi in realtà ci conosciamo da molti anni per appunto rapporti di amicizia e man mano abbiamo scoperto di avere questa passione in comune e quindi abbiamo deciso di fondare appunto un'associazione per poter lavorare in maniera concreta a dei progetti più complessi, anche perché secondo noi è l'unico modo per realizzare dei progetti di tipo soddisfacente, almeno per noi, è quello di farli insieme, in collaborazione. E infatti per questo che non siamo anche nel progetto Savoia, non ci chiudiamo, diciamo, nel nostro trio, ma cerchiamo sempre costantemente collaborazioni con diverse figure artistico-professionali per poter crescere noi e per dare qualcosa di più ai nostri prodotti. Abbiamo conosciuto i ragazzi della Chicchiaoso Savoia un annetto fa circa, e da subito ci hanno chiesto, diciamo, di collaborare per effettuare alcune riprese di un loro evento, la prima Kiki Ball a Torino, e del video promo di questo evento. Noi eravamo un po' ignoranti sul tema all'epoca, ma appena abbiamo visto l'energia dei ragazzi e soprattutto la particolarità della scena, ci siamo subito appassionate e abbiamo deciso, ok, dobbiamo raccontare una storia sulla Chicchiaoso Savoia. Abbiamo deciso di coinvolgere appunto altre tre persone, oltre al trio di Elvira, quindi Riccardo, Letizia e Giovanni, in particolare per creare un prodotto che fosse più complesso e più particolare, e allo stesso tempo perché aveva la necessità di partecipare a Torino Factory, progetto per il quale siamo state selezionate, e niente, quindi abbiamo creato Savoia e insomma, siamo stati poi contattati dall'Overs per poter creare questo evento speciale, ed è nato così. È nato da un lavoro di ricerca, chiaramente. Noi abbiamo conosciuto i Savoia appunto per quasi per caso, e poi ci siamo appassionati alla loro storia, alla loro carica, però da quel momento abbiamo iniziato a fare ricerca sul ballroom, sulla ballroom scene. Abbiamo capito che in Italia ci sono tantissime house, Kiki House, così come nel resto d'Europa, e semplicemente ci interessava questa modalità di poter esprimere veramente liberamente se stessi e la propria identità senza limiti. Per il Lovers ci è stato chiesto di creare, diciamo, un evento speciale legato al corto. Il corto, infatti, nella sua versione originale dura 3 minuti, e invece per il Lovers dura 10, in quanto abbiamo inserito una parte di musica e di luci, di giochi di luci, per far sì che la Kiki House si esibisse proprio all'interno dello spazio della sala cinematografica, creando appunto un'esperienza cross-mediale, quasi come se i ragazzi uscissero dallo schermo, quindi dal corto, e ballassero in sala, come se fosse nella riproduzione, diciamo, di una Kiki Ball. Una Kiki Ball sostanzialmente è una versione più divertente di una ball, ovvero è un evento in cui i partecipanti ballano seguendo regole abbastanza rigide e anche un certo tipo di dress code che viene stabilito di volta in volta, e ballano per poter esprimere se stessi, quindi qualcosa che è altro da loro o che fa parte di loro, ma che si possono sentire di esprimere solo in quel contesto, quindi un contesto protetto. Nasce infatti in America, si sviluppa, diciamo, in America negli anni 70-80,
tra gli appartenenti della comunità LGBT nera, afroamericana, e quindi anche con lo svilupparsi della musica elettronica, eccetera, e viene poi importato in Europa e adesso anche in Italia, e quindi niente, appunto la ball è il luogo, la ballroom è il luogo in cui avvengono questi eventi e ci si può liberamente esprimere.